Secondo un recente articolo, sulle app di dating oggi vengono scelte le persone che esplicitano il fatto di essere già state vaccinate. Ma sarà davvero così? Andiamo a far scegliere i profili ai diretti interessati. Sappiamo tutte come funziona Tinder, vero? No. Ma chi ci crede, Marche? Ma che dici? Sì. Ci ho passato certe tante di quelle notti. Sì, sì. Scrivi una bio, metti delle foto e cerchi la gente che ti interessa. Quindi per farci cosa? Scopare. Delicatissima. Io guardo le anime. Guarda le anime su Tinder. Profonda, sei profonda? Molta. Non vogliamo sapere dove. Ecco. Chi scegliereste e perché? Questo l'hai incontrato in una delle tue notti, di la verità. L'ho okay, visto dall'occhio languido, ecco. Sono solo due opzioni. Che volevi? Il catalogo dell'intera applicazione? Beh, non sarebbe stato male. La tensione palpabile, l'ormonella si sente che è già accesa. Ma ve le scambiate poi? Ma che stai a pregnare? Fammi leggere, l'aspetto fisico non conta. Rimasta sconvolta? No. Devo sceglierlo nel complesso, c'è la foto, cosa studia. No, in base ai palazzi dietro. La nostra amica lo sta passando ai raggi X, lo sta spogliando con lo sguardo. E posso parlare per entrambe, immagino. Cioè, ve li scambiate? Fatemi capire. Non è successo per ora. Io sceglierei Luca, 24 anni, perché? Perché ha un bel braccialetto. Abbiamo bisogno dello sport, dell'aria aperta, di fare gite e lui lo vede. Belle, tutta questa marea di cazzate, come se fossimo in politica. Anch'io sono sportiva, anch'io studio in statale, anch'io faccio gite. Anche tu hai il braccialetto? No, sa, però lo posso comprare. Qui. Molto costruito. Lei sceglie il costruito, che ci frega noi? Al massimo lo smontiamo, ecco. Aspetto fisico, cioè, mi è caduto l'occhio. Farebbe cadere anche qualcos'altro, probabilmente. Non si vedono gli occhi. Vabbè. Vabbè, anche cieco va bene lo stesso, che te frega. Io lo utilizzerei. Luca? No, Tinder. Insomma. Ah, Tinder. Voglia di fare, andare a ballare. Certo, andare a ballare. Bello. Bello, ma sì. Perché fai così mentre parli di Luca? E l'altro? Niente. No, no. Non pervenuto. Gengive. Le gengive, guardi, per la prima cosa in un uomo. Niente, dobbiamo mandarlo dal dentista prima di sceglierlo. Tu scegli uno. Sei fatto il vaccino? No. Anche perché ho fatto il Covid, quindi. Che ci frega che hai fatto il Covid, scusa. E lavora nell'azienda di famiglia lui, però. Puntiamo ai soldi, brava amica mia. Così si fa. Esordi, c'hai esordi. C'hai esordi, c'ha. Pfizer, vabbè, ok, ce l'avrò anch'io tra un po', no? Che ci frega a noi, no? Giustamente. Basta uno in coppia essere vaccinato, no? Quindi l'hai scelto per la vaccinazione. No, dai, no. Perché? Entrambe andreste a smentire un articolo che è uscito recentemente che sostiene che le persone che sulle app di dating vanno ad esplicitare il fatto di essere vaccinate viene scelto maggiormente perché dà una parvenza di maggior sicurezza. Poi sta sicurezza non è manco entrata per l'anticamera del cervello. Non mi è così fondamentale trovare un ragazzo che sia per forza vaccinato, ok? Tra un anno probabilmente sì. Fammi capire, no, adesso... dovrebbe essere forse il contrario. Nella lettura è proprio passato in secondo piano il fatto che... Caso strano è passato in secondo piano, però quando parliamo di vaccinazione siamo tutti d'accordo, nel senso, giusto? E allora, oggettivamente abbiamo 20 anni, nel senso... Oh, se mi tira, Che abbia fatto il vaccino o no, che cazzo me ne frega a me? Francesismo si chiama, amici. Ma aspetta giugno e ti vaccino. Gli dici, aspetta giugno che poi ripasto, giusto? Sì. Io sceglierei comunque lui. Tu hai fatto? Il Covid. Quindi sei immune. Oh, l'ho fatto 20 giorni fa, per ora sì. Uno dei massimi virologi esperti in Italia. Ciao Luca, ho visto il tuo annuncio su Tinder e mi sei sembrato un ragazzo veramente interessante. Appena l'ho visto ho detto, io scelgo lui prima di vedere gli altri fogli. Cioè, Luca, non so se esisti davvero, però... Questa è una storia triste, fatta di mille speranze e mille desideri. Luca, se esisti davvero, palesati. Ho fatto il Covid, quindi siamo a posto. Tu stai tranquillo. Si punta alla carne e Francesca è la persona da scegliere. Come i macellai. A me non serve nessun certificato, ragazzi. Lui, docoio, coio, va bene tutto. Sceglieresti la mora o la bionda? Mi vanno bene tutte. Basta che te le diano.